Ciao, buona giornata, eccoci alla restituzione quotidiana. Allora, intanto vi invito a iscrivervi al canale e a condividere i video, a iscrivervi anche al blog che è collegato a questo canale, di cui a volte appunto metto in video alcuni articoli. Allora, la restituzione di oggi non deriva direttamente da qualcosa che ho percepito, che mi è arrivato sulla testa, che ne so, da qualche TG, da qualche telegiornale, però è una deriva, insomma, da elucubrazioni che si svolgono nella mia testa, ovviamente sempre determinate, no, da contatti, da suggestioni, da informazioni, da input di persone che si confrontano con me o che leggo. Allora, la riflessione che fondamentalmente non è niente di nuovo, però le cose vanno ridette spesso nel corso degli eventi, nel corso della storia, vanno ridette perché purtroppo le persone perdono il filo degli eventi, no? Nessuno, cioè la maggior parte delle persone non sono degli storici o non sono non hanno così una cultura, io per primo, quindi non mi metto nei panni del saccente, no? Di quello che la sa più lunga di altri, assolutamente no. Però comunque delle riflessioni si fanno e praticamente bisogna, secondo me, ogni tanto resettare quello che si crede, quello che si pensa, confrontarlo con la realtà dei fatti, per trarre delle conclusioni anche in base a dei meccanismi che sono della mente, che sono della storia, che sono meccanismi sociali, meccanismi di potere ovviamente, che poi sono sempre quelli. E che questi meccanismi, che possono essere gestiti esattamente da chi detiene i veri nodi del discorso, oppure sono anche automatici dal fatto che sono resi automatici dal fatto della nostra stessa natura, dalla nostra stessa metodologia con cui viviamo in questo mondo. Allora, che cosa voglio dire per essere più precisi e meno come dire, vacui? Allora, questa cosa del Covid, no? Quindi tutto il fenomeno del coronavirus e come viene espresso, gestito nella società e dai sistemi di potere, non fa altro che rispecchiare altre mille situazioni della modernità, ma anche non della modernità. Cioè, si dice, no? Il sistema crea il problema e poi dà la soluzione, no? A questa la cosa. E in effetti è così, il sistema crea il problema o sottolinea un problema o evidenzia un problema o sovraespone un problema e poi dà la soluzione. La soluzione in una società pre a controllo totale tecnocratico, io parlo sempre di regime di controllo globale tecnocratico, noi siamo già entrati in questa società, no? Di fatto
impedisce alle persone di avere una visione ampia dei problemi e si ingegna a dare soluzioni anche a livello di pensiero, anche a livello di quella che dovrebbe essere la considerazione di base che le persone hanno della realtà, no? In modo da sostenere tutto il loro costrutto di potere. Quindi questo meccanismo per forza elimina, cerca di, anzi non elimina, ma mette il focus di qualsiasi questione sulla realtà immanente, su quello che avviene nel momento, no? E cerca di sempre di nascondere cosa accadrà e soprattutto invece le basi, le origini, le scelte che stanno alla base, che sostengono quanto sta accadendo. Cioè sostanzialmente il sistema fa un'operazione di concentrazione dell'attenzione delle persone sul presente, sempre tenendo questa concezione presente ben inserita in un canale di paura, di timore per il futuro, no? E di dimenticanza immediata del passato, perché se le persone tenessero a mente che cosa sta succedendo, cosa è successo, il passato recente e meno recente, no? Se lo tenessero sempre a mente e se lo usassero questa consapevolezza come metro di giudizio per verificare cosa sta accadendo, cosa gli viene chiesto e cosa no, viene proferito dal sistema, dai media mainstream, dai governi, eccetera, magari sarebbe più consapevole. Invece le persone non fanno questo perché sono soggette a questo meccanismo, appunto, che usa il sistema sfruttare le poche attenzioni che rimangono alle persone, per incanalare questa attenzione in un binario di paura, di timore, di iperattenzione, tensione mal indirizzata verso cosa potrebbe accadere, no? È come se, se ci pensiamo un attimo, è come se noi ipotizziamo che ognuno di noi ha X capacità di essere attento al presente, alla sua vita, e questa ipercapacità, X capacità, però è già presa, è già deputata ad occuparsi di svariati problemi del presente, perché ce ne sono tanti, proprio di sopravvivenza immediata, per cui alle persone restano veramente poche capacità di pensare realmente, di dialogare, di sfruttare le energie residue per studiare, per capire il passato, per prevedere il futuro, no? Perché tanto si gioca tutto sulla previsione del futuro. Nel momento in cui non sei in grado di determinare la qualità del tuo presente, non sei neanche in grado di determinare, o lo sei in misura minore, di determinare quale sarà il tuo futuro. Quindi il sistema da sempre
si ingegna sempre, che è fondamentalmente è il segreto del controllo, del potere, no? Si ingegna sempre a fornire una quantità enorme di problemi sul presente, in modo che le persone sono quindi vincolate nel presente e non riescono, cioè in ogni caso trovano troppo difficoltoso, anche per vari problemi poi culturali, di comprensione, di attitudine derivata anche dalla distruzione della scuola, no? Quindi di indagare il passato per capire il presente e per prevedere il futuro. E ulteriormente sono demolite nella loro capacità, proprio nella loro energia di poter appunto prevedere e determinare il futuro stesso di se stessi e della comunità. Quindi anche in questo caso del Covid ci troviamo sempre alla fine negli stessi meccanismi, no? Si dimentica l'origine, si dimentica tutto, ci si concentra sulle misure, sulle norme, sulle paure del futuro, sui dati che vengono pretenziosamente dati dalle istituzioni, che non sono libere, non lo sono mai state, ma più andiamo avanti e meno lo sono. Quindi non sono le istituzioni della società civile, del popolo, direbbero i populisti, ma io dico della società civile, che è variegata. Sono istituzioni ormai sempre più occupate da esponenti, dai lacchè delle varie corporazioni che determinano praticamente tutto. Quindi la narrazione di quello che sta accadendo non tiene mai conto del passato, delle origini, delle cause, no? Ma è sempre sul presente, è sempre, quindi ci occupiamo delle mascherine, delle misure per la scuola, delle no, e tutto il divenire è un contemporaneo dimenticare il passato. Quindi si danno per scontato, il giorno precedente viene dato per scontato per vivere il giorno attuale in una situazione di ancor maggior tensione e quindi per creare un giorno successivo che è ancora peggiore, perché è già stabilito da queste coordinate di tensione, di dimenticanza, di ignoranza e questa cosa quindi del coronavirus, si dimentica che di fatto è un progetto, perché ormai ce ne sono tante di prove, che è un progetto ben studiato, su cui ci si è ben esercitati, ad esempio per 8 mesi tutto l'apparato privato e pubblico degli Stati Uniti, dei primi 8 mesi degli Stati Uniti nel 2019, no? Quindi, e poi si dimenticano quindi le cognizioni di base della virologia, si dimentica tutto per pensare alle mascherine, al distanziamento dei nostri bambini a scuola, no? Quindi il sistema crea talmente tanti, ormai in automatico, no? Crea talmente tanti problemi alle persone che le persone non sono in grado di poi pensare ad altro, avere altre cognizioni, e questo lo vediamo in mille cose, no? Cioè, che ne so, facciamo degli esempi, il problema della droga, ad esempio, no? della società moderna. Il problema della droga nella società ormai viene dato per acquisito, non si pensa più che, cazzo, ma com'è che c'è sta una percentuale di persone che si droga così facilmente, che si distrugge la vita così facilmente? No, allora, e quindi poi si pensa alle misure, si pensa agli investimenti, si dimentica o non si conosce o si fa finta che non esistano delle cause ben precise che in prima battuta sono ovviamente quelle del commercio della droga, quindi di chi ci guadagna, e sappiamo benissimo che chi guadagna dalla droga da ricerche, cioè le biblioteche sono piene di volumi, di libri in cui, no, ci sono analisi
storico-politico-sociologiche che praticamente mettono tutte queste cose, l'origine, la causa di tutte queste cose nelle azioni del potere, del potere, quello occulto, del deep state o quello non dichiarato, nel senso non occulto dal punto di vista esoterico, ma occulto perché è occultato, la sua determinazione è occultata agli occhi della società civile, no? Quindi stati profondi, servizi segreti che a loro volta eseguono dettami ben precisi, no? Faccio solo un esempio: perché Trump non sta tanto simpatico ai media a un certo tipo di sistema? Perché di fatto, ad esempio, senza voler per forza incensare Trump o sostenere Trump come per partito preso, no? Io non sono quello dei partiti presi, però le cose vanno osservate in un certo modo e vanno appunto determinate in un certo modo. Di fatto Trump sta diminuendo i soldati americani, ad esempio in Afghanistan, come dicevo nel video in cui commentavo il rapporto del Pascali, nel video quello Deep State, Trump e Deep State, una cosa del genere, in cui commentavo il reportage del giornalista da Washington, di fatto Trump sta diminuendo l'influenza dell'America nel mondo, l'influenza almeno quella negativa, perché di fatto lo sta facendo, sta tirando via militari, sta tirando solo dall'Afghanistan, cioè l'Afghanistan è il più grosso produttore di oppio e quindi da lì viene l'eroina e tutto il resto, che è in mano praticamente ai talebani, a chi nell'Afghanistan gestisce queste cose, insieme ovviamente con la complicità ovviamente di parte degli apparati del governo americano, dell'esercito, degli stati profondi statunitensi, che quindi sono la base, no, del fatto che milioni di persone al mondo, se non miliardi, ma diciamo milioni, trovino il loro rifornimento delle sostanze che gli servono, no? Quindi, ritornando al discorso, ci si occupa, no? E quindi i governi fanno le politiche contro la droga, magari, ma più che altro non politiche veramente contro la droga, ma di sostegno ad una situazione che porta alla narcotizzazione delle persone, no? Quindi delle politiche più o meno tra virgolette molto grandi, illuminate, no, di contenimento di un fenomeno che è impossibile da contenere finché veramente non si denunciano, non si combattano le cause di quel fenomeno, no? E poi dalla droga passiamo a un altro esempio, può essere quello della disoccupazione, dell'economia, no? E ovviamente anche lì l'attenzione, il sistema veicola l'attenzione della gente sul presente senza dimenticando le origini, no? Le origini di tutto il problema economico del mondo. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui le risorse e le tecnologie potrebbero permettere di vivere in santa pace non 7 miliardi e mezzo di persone, ma il doppio, il triplo, senza problemi, perché alla cultura dell'uomo, alla tecnologia dell'uomo e allo stato attuale della civiltà non manca niente per permettere una vita completamente diversa, non depopolando come magari vorrebbero fare delle elite, ma addirittura sopportando anche un numero assai maggiore di esseri umani che calcano questo pianeta, se tutto fosse gestito in maniera razionale. E con razionale non intendo come potrebbe intendere qualcuno, in una maniera determinata da concetti di purezza razziale o concetti di sopravvivenza del migliore o concetti di
scrematura genetica o di chissà quale altro tipo degli esseri umani, no. Non è così materialista la cosa, perché di fatto questa è materialismo. Quindi la disoccupazione, problemi economici, sono un altro, il modo in cui vengono affrontati, è un altro esempio, no, del fatto che si dimenticano di fatto le basi irrazionali che hanno prodotto, che producono questi disastri, che sono in primis, no, il fatto che delle elite detengono il potere di stampare moneta per gli stati e quindi di far indebitare gli stati nei confronti delle elite stesse, che si evincono, che traspaiono da tutta questa cosa tramite le banche, i fondi di investimento, i fondi speculativi, che appunto questo sistema è alla base di tutti gli scompensi socio-economici più che altro, no? E quindi anche qui, quindi abbiamo visto il problema dell'economia, il problema ad esempio della droga, il problema del coronavirus, che non è un problema ma è stato sostenuto come un problema e di fatto è diventato un problema, anche se non lo è veramente, perché ogni giorno leggiamo nuove notizie sulle contraddizioni del sistema. L'ultima è quella che ho pubblicato sul mio canale Telegram di un, praticamente si è capito che per esempio tutti i tamponi sono quanto l'avevano già detto, cioè voglio dire, lo diceva già il creatore della PCR lì, no, Mallis, ma insomma c'è l'ennesima conferma, no, che visto che i tamponi sono in grado di dare tutti questi falsi positivi, quindi di determinare come positivi anche quelli che magari invece hanno solo messo sul tampone delle linee virali, che però di fatto sono morte, però vengono rilevate e vengono nominate come positivo. Quindi cioè, è tutta una cosa enorme su cui ci sarebbe da ridere dalla mattina alla sera se purtroppo non fosse stata invece resa reale da una enorme complicità di un'enormità di soggetti. Quindi dobbiamo essere consapevoli, per stringere sul contenuto di questo video, che in questa epoca in cui paradossalmente, no, saremmo all'apice di un percorso di consapevolezza, di conoscenza, di scienza, no, o all'inizio veramente di una nuova era della scienza, della conoscenza, no, che dovrebbe portare l'umanità ad un livello di razionalità, di gestione umanistica, razionale ed umanistica della comunità stessa, ci troviamo veramente invece, contemporaneamente, nell'epoca in cui le finzioni, le dimenticanze, le paranoie, le bugie, le rappresentazioni che definire spettacolo è poco, perché sono talmente complesse, talmente ramificate e talmente variegate, veramente da fare invidia ai migliori soggetti del teatro, del cinema, della letteratura, no? Quindi ci troviamo veramente in un'epoca in cui stentiamo a vedere di fatto la radice delle cose, perché non siamo abituati a vederla, il sistema non ci abitua a ragionare, a vedere la radice delle cose, che quindi ci trova praticamente impreparati a tutto quello che il sistema invece, per scienza, nel senso in piena volontà il sistema, in piena consapevolezza, ci prepara questo menù di problemi che sono finalizzati all'ottenimento di determinati risultati socio-politici ed economici. E quindi
non siamo preparati a comprendere questo, paradossalmente, e quindi siamo di fatto soggetti tutti ad essere inermi, no? Di fronte a tutto questo, e nel nostro piccolo, delle nostre ristrette vite, preferiamo non dire niente per, no, nei confronti del vicino, nei confronti del collega, nei confronti dell'essere umano che in quel momento ci avvicina o a cui ci avviciniamo, che magari, no, fa qualcosa che non ci piace, no? No, scusa, potremmo dirgli, no? Ma hai visto che, no, ma lo sai che, no, non è così esattamente come si dice, no, non siamo più in grado, non abbiamo la forza e di fatto non possiamo, perché addirittura veniamo additati, no, come complottisti, come negazionisti, come, quindi il sistema prepara anche tutte le etichette con cui determinare l'essenza delle persone, nascondere l'essenza, mascherare l'essenza, deviare l'essenza e determinare, no, la presunta essenza delle persone. Quello lì è un, no, quindi non. E ecco, insomma, la riflessione da questa restituzione è questa, insomma, proprio sul causa-effetto, fondamentalmente, no? Cioè, i tre esempi che ho portato parlano della stessa linea del fatto che un sistema illiberale, antidemocratico, tende sempre a far sì che le persone acquisiscano i dettami del sistema stesso, sostanzialmente dimenticando il passato ed il futuro, quindi dimenticando il passato nelle sue acquisizioni, in quello che dovrebbe insegnare, e riguardo al futuro, lasciando solo non una forza costruttiva, costruttrice positiva per ciò che le persone potrebbero determinare per la loro vita, per la vita di chi gli è intorno, ma lasciando solo un binario stretto di tensione, di paura e di precauzione, delimitata appunto da ciò che è consentito, da ciò che è permesso, da ciò che si può dire o non si può dire, che si può pensare o non si può pensare. E questo meccanismo esiste da una vita e adesso è assolutamente sopraffino, e siamo in un'epoca in cui questo meccanismo si sta determinando, costruendo come ancor più sopraffino. Perché? Perché l'invadenza dell'elite nella nostra sfera biologica, mentale, spirituale, grazie alla tecnologia, grazie alla tecnica, si sta sempre più facendo, si sta sempre più stringendo e diventando proprio un'invadenza assolutamente globale, assolutamente profonda e assolutamente non condivisibile per me. Quindi il messaggio finale di questo video è: svegliamoci, cerchiamo di comprendere cosa veramente hanno preparato per noi e come questa cosa si evinca, si possa vedere esattamente studiando le coordinate del sistema, il ripetersi di determinati meccanismi sociopolitici, perché sono sempre quelli. Quindi
l'invito è di cercare di essere nel presente, sicuramente, ma vedere esattamente questo presente quali basi ha e dove sta portando. E poi questa cosa sì, ci farà bene a noi, ci farà crescere, ma poi non servirà a niente se non costruiremo un'azione politica, perché e qui mi riallaccio direttamente al video di ieri, rafforzo ancora quello che stavo dicendo nel video di ieri, perché è solo la politica, che se ne dica, che ne possano pensare gli altri, che è in grado, che può essere in grado di cambiare velocemente le sorti le nostre sorti, le sorti di chi ci è vicino, le sorti delle società civili, dei paesi, degli stati e del mondo intero. Solo la politica lo può fare così velocemente. Non lo può fare certo una qualsiasi altra attività culturale o di altro tipo, che ha sicuramente dei tempi più lunghi, che sia diversa dall'ammaestramento mainstream di cui il sistema è capace, visto le enormi bocche di fuoco con cui spara i suoi messaggi attraverso i media, ok? Quindi che è la politica che può relativamente velocemente cambiare queste cose. Quindi l'impegno politico, l'impegno a costruire una realtà diversa e una risposta diversa della società civile a quanto il sistema gli fa sopportare, è insostituibile. Quindi vi invito a riflettere su queste cose. Ok, per adesso quindi la finiamo qui. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a condividere i video. Ci vediamo alla prossima, o restituzione o lettura, vediamo. Qui è una bellissima giornata a Genova, speriamo che lo sia anche da voi. E alla prossima. Ciao ciao a tutti.